primo consiglio comunale post elezioni, insomma, dopo il 4 marzo. Oggi assente l'assessore Tiziana Nisini, sarà comunque presente nella giunta? Sì, io dopo la sua elezione, oltre a fargli i complimenti, gli ho chiesto che intenzione aveva circa la sua presenza in giunta e lei mi ha confermato quello che io speravo, e cioè che ha deciso di rimanere in giunta dal momento che comunque sul lavoro lei è in aspettativa e quindi recupera tutto il tempo che prima impiegava nel suo lavoro dipendente. E naturalmente il collegio senatoriale ha una frequentazione tipicamente nei giorni centrali della settimana, per cui lei potrà star con noi, credo, lunedì, forse una parte di martedì e una parte di giovedì e venerdì, quindi secondo me non dovrebbe cambiare molto. D'altra parte Tiziana Nisini ha una grande efficienza personale, quindi riesce a buttare sempre il cuore oltre l'ostacolo e a garantire sempre un ottimo servizio in termini di deleghe che le sono affidate. E per noi è un grande onore avere un senatore come assessore della giunta municipale. Riuscirà a portare quindi le stanze a Retina a Roma con più facilità? Questa è la nostra grande opportunità. Abbiamo non soltanto un parlamentare del territorio, ma un parlamentare che siede negli scranni di giunta e che quindi ben conosce i temi della nostra città e della nostra collettività, e potrà essere un ottimo veicolo insieme agli altri che sono stati eletti in questo territorio per portare istanze a Roma. E da questo io mi aspetto veramente molto. Se poi a livello di formazione di governo tutta la compagine di centrodestra o una parte di significativa di essa dovesse far parte della stanza dei bottoni, beh, ancora meglio, veramente potremmo contare su un forte aiuto.